Marco Giordani, ci avviciniamo alla partita di venerdì contro l'Epicar San Benedettese, varrà il quarto di finale, Final Eight a San Benedetto il Tronto. Come arriva la Domus Bet TV Catania Beach Soccer? Buonasera a tutti, intanto grazie Ciccio. Noi sappiamo che andremo a affrontare una gara difficile, perché andremo a affrontare una grande squadra come l'Epicar in casa loro alle 6:30. Penso che chiameranno tanti tifosi. Quindi noi sappiamo la gara che andremo a affrontare. Dobbiamo andare con la tranquillità giusta, perché noi siamo un ottimo gruppo, un'ottima squadra, soprattutto siamo forti. E sappiamo che se giochiamo bene, con l'indicazione del mister, portiamo a casa il risultato. È una squadra, quella nostra, che ha disputato già partite importanti, due finali, una di queste vinte a Viareggio, e in una di queste appunto c'eri tu, che hai timbrato tra l'altro anche il tabellino dei marcatori, come hai fatto poi tra l'altro a inizio stagione nelle partite contro il CR Lamezia e contro nella seconda partita Epicar San Benedettese e in ultima battuta proprio contro Napoli. Quindi ti chiedo come stai, perché hai ritrovato il campo in questo finale di stagione. Beh, innanzitutto devo ringraziare il mister Fabrizio, con lo suo staff, ovviamente Gabriel e il preparatore atletico Victor, perché sono stati, penso, 90 giorni che sono qui, 90 giorni, 3 sedute di allenamento insieme alla fisioterapia, quindi devo dare soprattutto grazie a loro, perché se sono pronto per la gara di venerdì è merito loro. Beh, noi non ci nascondiamo, gli ultimi 2 anni abbiamo fatto 5 finali su 5 disputate, quindi l'obiettivo è arrivare in finale e provare a vincere lo scudetto. Quindi non ci nascondiamo e venerdì dobbiamo andiamo lì per vincere. Si misura anche dalla partita, in questo caso che vediamo alle tue spalle, il termometro della, da una parte, serenità, dall'altra dell'allegria di questo gruppo. Ci sono appunto staff tecnico, collaboratori che stanno giocando contro uno dei partner, CS Auto, che ringraziamo. È senz'altro anche questo che dà probabilmente ancora più allegria e familiarità al gruppo. Beh, questa è la nostra forza, che nonostante magari le difficoltà che magari gli altri ci danno, noi siamo un gruppo unito, allegro, e questo magari è un punto a favore nostro. E come ho detto, noi non ci nascondiamo e punteremo a vincere lo scudetto. Marco, con questa determinazione ci rimandiamo a San Benedetto del Tronto a venerdì, e anche se vogliamo dare un incitamento ulteriore sicuramente alla grande comunità rossazzurra. Beh, spero che ci guarderete in massa, e noi saremo lì a giocare per il Vulcano.